commissario, io ho bisogno di 2 giorni di fiere, perché anche a me spettano le fiere. Stia con me. Stavolta il signor questore mi sta a sentire. Lo sa cosa ha fatto? Ha fatto le promozioni a vicequestore. Complimenti, commissario! Anche questa volta è arrivato secondo! E chi sono io, Totò Cutugno, che arriva a Sanremo sempre secondo? Lei è stata a Sanremo con Totò Cutugno, sì. E non mi ha detto niente! A quale Sanremo Cutugno e Cutugno? Complimenti, commissario Marchi! Vedrà che la prossima volta ce la farà! Ma mi dica una cosa, questa è una cosa positiva o negativa? Ci devo fare i complimenti o no? Usai! Lo so. Usai? Lo so. Ma che sai? Lo so, lei dice lo usai, ci dico di no, lo so. Il dottor Usai? Ah, il dottor Usai. Il questore teme per la sua poltrona. Perché lui lo sa che un giorno quella poltrona sarà la mia. La verità sa qual è? Che loro non credono alle difficoltà del nostro lavoro. A loro ci pare che l'ufficio passaporti è una cosa così, ci pare. Ha ragione. Che cosa ne sa la gente del nostro lavoro? Che cosa ne sa delle notti che io passo insonne, senza dormire, impegnato a pensare al mio lavoro? Ah, ecco perché lei si presenta in ufficio alle 11 anziché alle 8:30. L'ha capito? Ecco, ho capito. Mi deve scusare, io avevo pensato male, guarda, mi deve scusare. Ma lo faccia capire a mia moglie. Quella là che dice, voi due da qualche anno sembrate due gamberi. Anziché andare avanti, andate indietro, capito? La verità sa qual è? Che per fare questo lavoro bisogna essere celibe. Sì, ma commissario, lei non si deve buttare a terra, però. Perché lei è celebre. Lo chiedo a tutti il commissariato. Se chiede commissario Magri, lo conoscono tutti. Mi dico, celibe, no? Celebre. Celibe significa non sposato, scapolo, ha capito? Mia moglie sostiene, dice, quando voi siete stati buttati fuori dal corpo cinofilo dei cani, è perché siete due incapaci. Anzi, se devo essere sincero, ha detto che lei è un incapace. Sua moglie parla solo per muovere le labbra, perché dal suo cervello non le esce niente. Ma come fate a dire la stessa cosa? Le stesse identiche parole mia moglie le dice di lei, che dal suo cervello non esce niente. Questa si chiama telemania quando i cervelli... Sì. Comunque, dal corpo cinofilo, è vero, sono andato via io. Perché sia ben chiaro, il commissario Magrini non lo caccia via nessuno. Chiaro? Non mi sta facendo già la testa. Però dico, commissario, pure lei. Aprire i cancelli ai cani per fargli fare i bisogni nella speranza che a fine bisogno il cane ritornava. Scusa. Dico, e vogliamo dare la colpa pure a me di questo? Ora spiegatemi, che colpa ho io, è vero? Se i cani non hanno assimilato tutto l'addestramento che io ho impartito a loro in ben mezza giornata, spiegatemi. Mi dico, che colpa c'ho io? Mi scusi. Però commissario mi perdoni, colpa è colpa, sempre 200 cani erano, pure lei commissario. Dico, mi sono stancato, ora basta, per favore mi faccio un caffè, grazie. Commissario, caffè non ce n'è. Caffè non ce n'è? E perché non l'ha comprato? Ma perché lo devo comprare io, commissario. Dico, chi è il commissario fame due? Lei. E chi è la gente? Io. E chi lo compra il caffè? Io. E allora la prossima volta cortesemente compra il caffè. Non c'è, non c'è. Oggi, oggi senza caffè. Venga qua. Allora, Brico, bando alle ciance. Oggi dobbiamo dedicarci a dei lavoretti interni. E poi devo mandare una mail al mio collega di Londra. Sai che cos'è la mail? Certo, quella che si, quella fa... Che si fa con... Quella si fa con il computer. E noi non ce l'abbiamo, perché non deve essere per figura e non funziona. Vabbè, poi vediamo come mandare questa mail. Allora, dobbiamo informare il nostro collega di Londra degli spostamenti di Gino Stivaletto, detto Pezzi di Rosticceria. Ma perché a Londra conoscono Gino Stivaletto? Sanno tutto. I miei informatori mi hanno informato. Quelli della DIA, sì. E mi dicono una cosa, ma i londriani lo capiscono quando parla? I londriani? E chi sono i londriani? Beh, gli abitanti di Londra, la stessa parola. E mi dicono poi, gli abitanti di... Madrid, come si chiamano? Vabbè, mandriani, perché di Palermo, palermitani. Ma cosa mi incuriosisce? E gli abitanti di Monaco, come si chiamano? Parrocchiani, essendoci un monaco in mezzo, certo, saranno sicuramente parrocchiani. Perché vogliamo lavorare che già si fece Daido, eh? Oh,
Allora, innanzitutto lei adesso va in archivio. Entro due giorni mi deve liberare tutto l'archivio di tutti quei documenti dei richiedenti passaporti, comprensivi di certificati, fotografie, tutte cose. Dal 1980 al 1999, tutti questi documenti li prende, li porta all'isola smaltimento rifiuti per la distruzione. Cioè? Cioè l'immondizia. Ammonizza! L'ha capito ora? Oh! Mi perdoni, sa, quando uno è nervoso, certe volte dice le cose che non dovrebbe dire e fa delle azioni che non dovrebbe fare. Ce lo posso dare un consiglio? Così, fratello, prima di portare all'isola della distruzione tutta questa roba, non conviene che ci facciamo le fotocopie. A me non ce l'abbiamo se ci serve. Perico, mi dico una cosa. Ma lei frequenta una scuola particolare? No. Un corso serale? No. Lei frequenta un corso web? No. Allora me la spiego una cosa. Come fa a partorire queste sonore minchiate? Ma come fa? Come fa? È carattere. È carattere. Non ce l'ho. Sei capito a cantare? Venga. Ti ho detto questa lettera che devo mandare sì. Al mio collega di Londra. Un attimo che prendo il computer. Ma il computer dice che è rotto. Ah, è il taccuino. Allora, pronto? Allora, io le ho detto e lei scrive, va bene? Ma perché lei sa parlare londrese? Casomai il londinese. E comunque io so parlare londinese anche, forse anche di più, circa... Sì. Allora. Tutte queste lingue parlano, non so bene. È pronto? Sì. Allora. My dear Paul, excuse me if I haven't written before. Vabbè. È imparato. Lei non è avvezzo, lei non è avvezzo. No, di Palermo, però l'inglese non è che... But I am very sick because I work in many street. Okay. The bad man kill with gun. Kill with gun. For 1 million. For $1 million. I inform you about this next week. Scritto? Ok. I meet you in Mountain Street. Street? Near Square Bow. Ho scritto? Sì, l'ho scritto. I hope to see. Scritto? Sì. Così? You too soon. Scritto? Firmato? Commissario Magri. A posto? Perfetto. Allora. Diciamo a posto. Diciamo a posto, non perché... Che vuol dire diciamo a posto? Non me ne guardai bene, da dire cose... Me ne guarderei bene. Eppure lei, appunto, allora la sto pensando come me, uguale. Praticamente, ma lei è convinto che a sua collega di Londra ci interessano queste cose che abbiamo scritto? Perico, vuole mettere in dubbio quello che ho detto prima. Io? Vuole mettere in dubbio la mia lettera? Io non voglio dubbiare niente. Il problema è che quello che lei mi ha fatto scrivere, secondo me, a quello, tra l'altro, che è pure di Londra, ma chi ci interessa? Ma lei intanto sia al suo posto. L'ha scritta sotto dettatura. Cortesemente me la vuole rileggere? Così mandiamo la mail. Allora, cominciamo. Mi dia un pollo. A chi? Lei che ha chiesto, mi dia un pollo, ma io lo scrivo. Mi dia un pollo. My dear Paul. Mi dia un pollo. My dear, che vuol dire dear? Caro Paul. E lei come fa? Prima se lo fa dare, poi quello ci dà lo scontrino e lei capisce se è caro, mi scusi. Ma lo scontrino di che cosa? Del pollo. Ma quale pollo? Pollo vuol dire Paolo. Paul, my dear Paul, mio caro pollo. Cominciamo bene. No, io non l'ho sentito dire mai che non si compra il pollo salato. Se senza nome non se lo compra. Allora, andiamo avanti. Poi,
Ma io sono stato fuori e mi sono accorto che ho le gambe vere sicche, molto sicche. Dovevo scriverti prima. Mentre ero fuori mi sono accorto che ho le gambe secche. But I am very sick. Io ci posso scrivere M, ci scrivo gambe, così almeno lo capisce. I am very sick, sono stato molto male. Perché c'è sick, devi mangiare le cose. E poi dice I am very sick perché ho i pantaloni stretti. I pantaloni stretti. Poi questa non l'ho capita. Per un chilo di carne hanno pagato fuori $1,000,000. Ma chi carne è con me stare? Poi $1,000,000. Che ci interessa? You about? Ecco, ora questa, ecco, io in forno l'abbacchio con il Nesquik. Commissario, ma veramente? Cioè la cucina italiana la metti tutta e ci metto un Nesquik nell'abbacchio. Next week. Nesquik nell'abbacchio. Non Nesquik, next week. E cos'è next week? La prossima cioccolata quella. La prossima settimana, vabbè, next week. E c'è la cioccolata, c'è te. Lei fa l'abbacchio ora, ci manda la prossima settimana con Nesquik. Ci arriva affettuoso, ma vabbè, comunque. Come dice, poi c'è scritto. Io metto le mutande. I meet you! Io metto le mutande molto strette. More time, Steve! More time! Io ho scritto le mutande strette. Al punto che mi si sono squadrate. Come c'è scritto? Mi si sono squadrate. I meet you! More time, Steve! Mutande strette! Near Square Ball! Ci squadrano. Come sa, ma che ci interessa quello di Londra Salvecce squarare in bolle? Ma cose! Squara! Che cos'è squara? Quando uno si dice squara! Mountain City, la via delle montagne, nella piazza! Piazza Bolle! E ci squarare in bolle, ma comunque. Poi ha scritto: si io, si tu, tu così, firmato Mario. Si io. I hope to see you, tu soon. Tu sì, sì, tu sì, io così, tu. Prima domanda che tu così. Come stare, ci posso dire una cosa? Infrancamente, lei deve sentire infrancamente. Questa lettera lei la deve rivedere. Non è cosa di mandarla. Io questa lettera la rivederei. Perfetto. Siccome io accetto il suo consiglio, io la lettera non la rivedo, però io rivedo la sua posizione all'interno del commissariato. Lo sai in che senso? Che invece di lasciarla ancora al commissariato con me, io la mando agli ausiliari del traffico. No, io bene. No, gli ausiliari sì, no. Bene. Commissario no. Mi dica tutto, ma gli ausiliari del traffico no. Mi manda all'isola della distruzione, ma io al commissariato... Lei va agli ausiliari del traffico. Vabbè, me ne vado, commissario. Vabbè, con permesso. Dove sta andando? All'isola della distruzione. Prima di andare all'isola della distruzione, che cos'è un reality diventato? Che siamo in televisione qua? Il reality show, l'isola della distruzione. Lei l'ha chiamata così, non l'ho chiamata. Allora, prima di andare a fare il lavoro che ho detto di liberarmi l'archivio, per favore prenda la macchina di ordinanza e la porti a fare la revisione. E dove la devo portare? Da mia sorella. La porti da mia sorella, la portate fa cortesemente, me la fa la revisione della macchina. Mia sorella, capito? Però un minuto, io perché certe volte il cervello viaggia, no? Una cosa, se sua sorella non è a casa, le chiavi che fa? Ce le lascia al portiere? Alleluia! Se ne va.